Sono Simone Fantato, Category Manager del settore carne di Cattel SPA. Voi Grazie. sapete quanto lavoro c'è dietro a tutto questo? Venite con me che ve lo faccio vedere. La scelta della carne è fondamentale. Lo scopo è quello di vantare tenerezza e sapori unici, non condizionata dai mangimi, ma solo e unicamente dalla tipologia dell'allevamento, che è il pascolo. Ci troviamo all'interno dello stabilimento di produzione. In questa fase avvengono due grandi cose. In primis, il controllo del peso della merce in ingresso e in secondo luogo la provenienza, identificandola attraverso il riferimento con un lotto, per poi essere passata nella cella successiva dove dimorerà per il periodo di frollatura. Eseguito il ricevimento e passati i tempi di frollatura, ora passiamo alla fase della selezione, però prima facciamo un passaggio molto importante che è la misurazione del pH utilizzando l'apposito strumento. È il momento più importante perché attraverso scelte tecnico-commerciali ne derivano le lavorazioni della carne successive e le scelte fondamentali per quelle che sono i posizionamenti commerciali. La scelta della lombata viene fatta con dei parametri diversi. E verrà destinata a un ulteriore periodo di frollatura più lungo, all'incirca sui 21 giorni di sosta, per garantire tenerezza e una qualità sicuramente migliore. Siamo nella zona di osso, dove le carcasse vengono smontate per ricavarne i tagli anatomici, che verranno proposti in vendita tal quali o passeranno direttamente al reparto di porzionatura. Ora ci troviamo nel reparto porzionati, dove andiamo a sviluppare il nostro assortimento di carne fresca, tagliata e porzionata. Abbiamo aumentato il nostro assortimento avvalendoci della tecnologia Individual Quick Frozen, ovvero IQF. Come potete vedere qui vi presentiamo alcuni articoli da noi realizzati. L'hamburger, propaccato uno a uno di varie grammature e vari diametri, dalle bracciole di suino alle bracciole di vitello, dal roast beef tagliato a fettine. Qui stiamo parlando sempre di articoli che sono grammati e di conseguenza con peso garantito sul food cost del nostro cliente. Siamo arrivati alla fine del nostro percorso. Una cosa importante e fondamentale da non dimenticare mai, tutto quello che noi andiamo a produrre, andiamo a realizzare, prima lo assaggiamo. Quindi adesso io direi di passare la parola al nostro master chef Mauro Cadamuro che ci conquisterà il palato con i suoi piatti e le sue prelibatezze. A te Mauro! Grazie Simone, mi accingo con questo a prepararvi una tartare di manzo rivisitata. Avete visto? Buon appetito a tutti!